si fa da questa parte del Consiglio Comunale, però credo, prendendo per buone le parole del Presidente, da tutta l'Aula, è quello di dire al settore del Consiglio A Nocera Inferiore tiene ancora a banco la querela sulla social card di alcuni assessori. A quanto pare non sono bastate le dimissioni per placare gli animi ed azzerare le polemiche fatte di botte e risposta sempre durissime. È uno scontro politico senza esclusione di colpi ormai da settimane. Le accuse tra destra e sinistra sono al vetriolo, rimarcando in tanti casi vicende cariche di ombre. Lo è stato con le ulteriori esternazioni degli esponenti di spicco del centrodestra e la sinistra italiana nocerina rispedisce le accuse al mittente, non lesinando dure critiche. La risposta di alcune precisazioni arrivano da Grazia Montoro, esponente di Sinistra Italiana Nocera Inferiore e presidente dell'Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana Salerno, e dall'onorevole Franco Mari, deputato della Repubblica del gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra. Spiegano anche il lavoro che prosegue dopo le dimissioni dell'ormai ex assessore Renato Guerritore, oggi con l'avvocato Clotilde Supino. Le condizioni economiche e sociali che si sono create a Nocera Inferiore, come in tutto il paese, si legge in una nota, sono ad un punto di non ritorno e lo si vede leggendo l'odio sociale che si è scatenato per l'utilizzo inopportuno di una misura nazionale. Capiamo l'opposizione di destra in città che vuole portare avanti la linea del governo nazionale, ovvero l'attacco ai poveri, togliendo il reddito di cittadinanza, tagliando i fondi per la cooperazione internazionale, non rinnovando la convenzione con l'ANPI per parlare di Costituzione nelle scuole, dicendo no ad un salario minimo e dignitoso, ma che anche gli alleati della destra in città non distinguano la differenza tra un'opportunità politica ed una questione morale dispiace molto. Si inneggia al rispetto del profilo istituzionale, ma se guardassero a casa loro forse si accorgerebbero che per prima la mancanza di rispetto delle istituzioni c'era la Santanchè, che non potrebbe neanche lontanamente fare la ministra. E la vicenda politica si fa incandescente a tutti gli effetti, con stoccate per tutti. A proposito dell'opposizione di sinistra che non siede nell'assise comunale, dicono Montoro e Mari, ci rammarica sapere di una manifestazione convocata e poi annullata per una vicenda con queste caratteristiche. Ci sarebbero da fare manifestazioni ben più importanti per questa città e per tutto il paese. Siamo stati zitti per rispetto istituzionale, ma politicamente non possiamo più tacere. Adesso usciamo fuori dalle chiacchiere inutili e continuiamo ad amministrare questa città, anche perché Sinistra Italiana nella componente politica della lista civico-progressista Nocera Città Solidale e abbiamo aderito convintamente a questo progetto programmatico consolidato intorno all'avvocato Paolo De Maio, poi diventato sindaco.